gesto che potrebbe indispettire la duchessa del Sussex, Harry abbandona il rancore nei confronti di Kate Middleton. L'orgoglio, se tradotto in ostinazione ingiustificata, diventa inevitabilmente deleterio. Le lotte di supremazia rivendicate dai duchi del Sussex e le pretese di attenzioni pubbliche hanno indurito i rapporti con la Royal Family. I sorrisi condivisi del principe Harry con i suoi parenti si sono dissolti. Neppure la malattia di Re Carlo III e di Kate Middleton ha contribuito ad addolcire gli animi. Secondo gli insider sarebbe Meghan a mostrare maggiore risentimento, mentre Harry sarebbe sul punto di cedere alla nostalgia. Il gesto riservato alla cognata nera presenta la prova concreta. Un tentativo di riconciliazione di Harry. Il torneo di Wimbledon viene seguito in tutto il mondo. Si tratta di un evento molto caro soprattutto agli inglesi, ma capace di appassionare e coinvolgere un largo pubblico internazionale. Secondo una fonte vicina a Duchi del Sussex, sembra che i match abbiano raggiunto la California, in particolare la lussuosa residenza della coppia a Montecito. Harry, reduce dalla lettura delle ultime notizie riguardanti la cognata, avrebbe accolto di buon grado la sua seconda apparizione pubblica. Il sorriso solare come prova di resilienza e la sua presenza come risposta a coloro che, negli ultimi mesi, hanno sostenuto la sua impossibilità a tornare ufficialmente operativa. Prima del tornado Meghan, il secondogenito Windsor espresse solo lusinghe per la moglie del fratello maggiore. La definì in più di un'occasione la sorella che non ho mai avuto, evidenziando il suo rapporto confidenziale e soprattutto apparentemente indissolubile. L'ex attrice di Suits espose un ritratto della principessa completamente diverso, dal quale il duca non si dissociò mai chiaramente. Questo avrebbe ferito profondamente tanto William, quanto la stessa Kate. Ciò nonostante, il bene nutrito per la cognata ha resistito alla diatriba mediatica consumata negli ultimi anni. Per questo il ritorno di Kate avrebbe toccato profondamente Harry. Di fronte all'immagine solare e sorridente della futura regina, il duca avrebbe deciso di inviarle un messaggio di pronta guarigione ed una sentita speranza di riconciliazione. Harry stava guardando Wimbledon ed era emozionato nel vedere Kate così radiosa, ha spiegato la fonte, le ha inviato un biglietto per congratularsi e farle sapere quanto fosse felice di vederla fuori. Il 15 settembre il secondogenito di Re Carlo III compirà 40 anni. Per questo il desiderio di riconciliazione si fa sempre più forte. E mentre Harry si crogiola nella nostalgia, Meghan sembra sempre più irremovibile.